Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come aggiungere un OSD a un flight controller Betaflight. Tutti i moderni flight controller dispongono di un OSD integrato, tuttavia potreste aver necessità di un OSD in una vecchia SP Racing F3 o in un flight controller brushed. Grazie all'OSD saremo in grado di visualizzare direttamente sugli occhiali la carica della batteria e il segnale RSSI, che sono due dati fondamentali per quando si vola in FPV. In questo tutorial userò un minimo SD e il software MVSD. Ci servirà anche un programmatore FTDI per installare il firmware. In descrizione vi lascio il link all'OSD, al programmatore e al software. Per prima cosa vediamo i collegamenti da fare per installare il firmware sul minimo SD. Prestagniamo questa serie di pad forati e saldiamo due connettori servo. Il colore dei fili non è importante. Il risultato finale sarà questo. Siamo pronti per collegare l'adattatore FTDI, assicuratevi che sia settato per funzionare a 5V. Facciamo molta attenzione perché è importante inserire l'adattatore nel verso giusto. Prendiamo come punto di riferimento i pin esterni DTR e GND. Con il minimo SD rivolto in questo modo abbiamo il DTR giù e il GND su. Se avete qualche dubbio, in descrizione vi lascio lo schema con tutti i pad dell'OSD. Quindi colleghiamo il programmatore e dedichiamoci alla parte software. L'MVSD è presente sia in versione gratuita che a pagamento. La versione gratuita è la 1.6, mentre da quelle successive l'MVSD deve essere acquistato. In questo tutorial illustrerò solo i passaggi per installare la versione a pagamento. Dopo vari tentativi ho deciso di tralasciare la versione gratuita, questo per tre motivi. Il primo motivo è che il firmware gratuito va compilato e il processo è abbastanza macchinoso e può risultare complicato per chi ha le prime armi. Il secondo motivo è che la versione gratuita è abbastanza datata. Questo significa che possono essere presenti alcuni bug e non abbiamo a disposizione tutte le ultime novità e opzioni di configurazione. Il terzo motivo che mi ha spinto a usare la versione a pagamento è il costo. Il prezzo è poco più di 2€, che comunque è accettabile per le novità introdotte da questa versione. Andiamo in questo sito cliccando il link che trovate in descrizione. Scegliamo la valuta col quale vogliamo pagare, poi clicchiamo aggiungi al carrello. Clicchiamo qui, poi andiamo su checkout. Se non siete ancora registrati, compilate il format. Mi raccomando, utilizzate un'email valida perché il seriale vi verrà inviato in quell'indirizzo. Completate il pagamento pagando tramite PayPal, accettate i termini e condizioni e cliccate su Continua. Una volta completato il pagamento, il seriale vi viene inviato in automatico nella casella di posta. A me è arrivato dopo pochi minuti. Ora scarichiamo il configurator cliccando il link che trovate in descrizione. Scarichiamo l'ultima versione disponibile. Scegliamo il configurator adatto al nostro sistema operativo. Estraiamo l'archivio zip e avviamo il configurator. Per poter installare il firmware nell'OSD dobbiamo prima registrare il programma. Clicchiamo su Register ed incolliamo il seriale che ci è arrivato tramite email. Ora clicchiamo Flash. Assicuratevi di scegliere la porta COM relativa al vostro minimo SD. Scegliamo l'ultima versione disponibile. Scegliamo Micro Minim. Scegliamo il firmware del flight controller, Betaflight, come tipo multirotore. Clicchiamo su Load firmware online, poi su Flash firmware. Una volta terminato il processo possiamo chiudere e cliccare su Connetti.
La primissima cosa da fare è cliccare su Upload Font, in modo da non visualizzare errori sugli occhiali FPV. Il firmware MVOSD è molto completo e ricco di opzioni. In questa guida vediamo velocemente come settare il segnale RSSI e la tensione della batteria. In questo menu a tendina possiamo scegliere dei preset. Io seleziono 250 Racer che ha un SD pulito con le informazioni base per i droni racing. In queste colonne scegliamo i dati da visualizzare a schermo. Io aggiungo anche il segnale RSSI e la firma. Ora andiamo nel tab relativo alla tensione della batteria. In questo menu scegliamo di usare il valore che proviene dal flight controller. Se usiamo l'RSSI digitale, come facciamo solitamente con la Taranis, qui scegliamo RSSI from flight controller. Qui selezioniamo il canale nel quale viene trasmesso il segnale, 16 nel mio caso. In call sign mettiamo la nostra firma, utile per quando voliamo con più persone. Tutti i valori si possono trascinare e sistemare dove preferiamo. Quando abbiamo finito la configurazione, clicchiamo su Write per salvare. Per concludere, vediamo come collegare il micro minimo SD ad un SP Racing F3. Il procedimento comunque è valido per tutti i flight controller. Per prima cosa dobbiamo alimentare a 5V il minimo SD. Possiamo usare un back a 5V della PDB o collegarlo direttamente al flight controller nella zona dei pad motore. Poi colleghiamo la cam FPV nel video in dell'USD e la VTX nel video out. Come vedete ho collegato solo i cavi segnale, l'alimentazione e la terra li ho prese dalla PDB. Infine colleghiamo il minimo SD ad una UART del flight controller, ricordatevi che TX e RX vanno incrociati tra loro. Quindi collego il TX dell'USD con l'RX del flight controller e l'RX dell'USD con il TX del flight controller. L'SP Racing F3 dispone solo di due porte UART, io ho utilizzato la UART 3 per l'USD e la UART 2 per la ricevente. Se avete bisogno di altre UART potete aggiungerne due tramite soft serial, in descrizione vi lascio il mio tutorial su come fare. Questo era il mio tutorial su come aggiungere un SD a un flight controller Betaflight. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.